E vi suoniamo con un om. Inspiro. Fermo gli occhietti, appoggiamo le mani sulle ginocchia, facciamo solo dei cerchi con lo sterno. Andiamo a mescolare bene anche nell'altro verso. Piano mi fermo al centro, dei piccoli cerchi con la testa, rilasso bene le spalle. Panavana Muktasana, movimenti articolari, anche nell'altro verso. Rilasso bene la mandibola. Piano lentamente. Mi fermo al centro, le mani vanno in avanti, pollice dentro, pollice fuori. Ultimi due. Restiamo qua, patacca, foglia, piccoli cerchi. No, non è solo un gioco di polso, anche i gomiti, anche le spalle. Anche nell'altro verso. Piano mi fermo, incrocio le dita delle mani, polsi, anche nell'altro verso, senti che l'altro verso è più difficile, un verso viene facile, un verso viene più difficile, e piano lascio, stendi le mani, inspiro, spalle giù, S. Ruotiamo i palmi verso l'alto, inspiro, e espirando palmi verso il basso, inspiro, palmi verso l'alto. Questo movimento nasce dalla testa dell'omero, dalla scapola, e spalle verso il basso, mani verso il basso, inspiro su, es, inspiro su, espiro, chiudi, inspiro, es. In, es, in, es, inspiro, vado fino a su, inspiro, mano alla spalla, es, inspiro su, ti allunghi, es, in, es, inspiro, es, facciamo una sequenza, inspiro, es, palmi verso il basso, inspiro su, es, inspiro su, tocca bene il cielo, es, inspiro, es, e lentamente piano giù, appoggiamo le mani indietro, pieghiamo le ginocchia, mani comode comode, lasciamo cadere le ginocchia da un lato, la testa va dall'altro lato, solo qualche respiro qui. Piano torno, cambio, vado dall'altro lato, mi aggiusto con le mani, allungo bene la colonna, sguardo in direzione opposta, qualche respiro qui. E piano torno. Lo facciamo con il vinyasa. Posso mettere le mani con le dita verso dietro, è molto più facile, sa. Inspiro, apri bene il cuore. Espiro, torno. Inspiro, vado. Espiro, torno. Inspiro, su.
Se torno, inspiro, ancora un paio di volte, inspiro, vai, inspiro, aggiungiamo un dettaglio, inspiro, la manina va su, la mano va vicino all'altra mano, quella che sta dietro, inspiro su, la mano torna, espiro, torno al centro, inspiro, tocca il cielo, mano vicino alla mano, inspiro, torna su con la mano destra, espiro, torno, usa bene il vinyasa, respiro, inspiro, in, fluido il movimento, inspiro, non finisce mai, sempre continuato, inspiro. Resto qui, appoggio bene le mani, comode comode, stacchiamo i piedi, apriamo un attimo, incrocio le tibie, sposto il peso in avanti, in qualche maniera vengo in avanti, posizione quadrupedica, sgraniamo bene le dita delle mani, inspiro, tigre, espiro gatto, inspiro tigre, espiro gatto, inspiro tigre, espiro gatto, spingi bene con i piedi, solleva le ginocchia, inspiro tigre, stacca i talloni, porta i talloni ai glutei, espiro gatto, spingi con i piedi, solleva le ginocchia, inspiro, fletti le caviglie, talloni ai glutei, arca bene la schiena, tutto piegato, tutto curvo, espiro, tutto rotondo, spingi con i piedi, solleva le ginocchia, inspiro, tigre, arca bene la schiena, vai a toccare con i talloni i glutei, espiro, gatto, spingi bene con i piedi, solleva le ginocchia, inspiro, tigre, espiro, gatto, appoggiamo le ginocchia e facciamo solo questo piccolo movimento, un po' avanti e un po' indietro. Poi ognuno decide quanto affondare, può andare fino a Shashankasana e poi può andare fino a Urdhva Mukha Svanasana. Decidi tu quanto, fuori l'aria quando vai indietro, inspiro quando vieni in avanti. Fuori l'aria quando vai indietro, spingi bene sulle mani. Inspiro quando vieni avanti, spingi bene sui piedi, solleva le tue ginocchia. Continua un paio di volte. Quando vado avanti mi assicuro che le scapole siano vicine e le spalle lontane dall'orecchio. E piano mi fermo in avanti, Urdhva Mukha Svanasana, che la faccio in su, da qui attiva l'addome, non fare cose strane, prima cosa attiva l'addome e andiamo a cane a faccia in giù. Arrotonda la schiena come un'onda, infila bene la coda tra le gambe, torniamo, andiamo in posizione da piegamento, Santo Lasana, piegamento, cane a faccia in su, attiva l'addome, cane a faccia in giù. Infila la coda tra le gambe come un'onda, inspiro, Santo Lasana, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, come un'onda, coda tra le gambe viene avanti, inspiro, in, inspiro, coda tra le gambe, un'onda che va avanti fino alle spalle, inspiro, resta qui qualche respiro, mani spingono, glutei salgono, camminiamo avanti con le mani vanno avanti vicino ai piedini,
lasciamo cadere bene giù la testa e le spalle, piano le braccia vanno dietro, lato, su, spingi bene con i piedi, espirando le mani disegnano un cerchio enorme, samastiti, piedi uniti, uniti, un saluto al sole, inspiro tadasana, pranam asana, inspiro angeli mudra, padastasana, inspiro uttanasana, guarda bene avanti, espirando chaturanga dandasana, urdha mukha svanasana, hadha mukha svanasana, cammini in avanti, inspiro uttanasana, guarda avanti, padastasana, guarda le ginocchia, inspiro anjali mudra, le mani vanno dietro, lato su, spingi bene con i piedi, risucchia l'ombelico, espirando samastiti. Resto qui qualche respiro. Queste sono 12 pose del saluto al sole. Uno dei tanti saluti al sole, questo è dell'Ashtanga Vinyasa Yoga. Inspiro Tadasana, palmi verso avanti. Es Pranam Asana. Inspiro Anjali Mudra. Es Padastasana. Alza bene il cuore, Uttanasana, guarda avanti. Espiro, passo passo, piegamento, Chaturanga Dandasana, Urdha Mukha, Hadha Mukha, cammina in avanti, guarda in avanti, Uttanasana, guarda bene avanti, Padastasana, inspiro, Anjali Mudra, Samastitihi, buonissimo, prendiamoci sul ginocchio destro sale, con gioia, esatto, sì. Rilasso bene la mandibola, apri bene il cuore, ci aggiustiamo. L'equilibrio non è una cosa statica, è un continuo aggiustarsi. La persona che ha equilibrio non è che sta fermo, ma è colui che è capace di recuperare l'equilibrio istante per istante. E lo fa in maniera micrometrica. Che all'occhio inesperto sembra fermo, ma è tutt'altro che fermo. Mano ai fianchi, piedino va in avanti. Risucchia bene l'ombelico, ok? E il femore ben dentro, la testa del femore dentro il bacino. Non lasciamo andare il bacino in avanti, il testa del femore avanti, no. Proprio risucchia bene dentro. Gomiti ben indietro. Ombelico attivo, attivo. Inspiro, espiro piano giù, cambio piedino, ginocchio sinistro su, bei respiri, schiena lunga, non cercare l'immobilità, piedino va in avanti, le mani scivolano fino al bacino e i gomiti ben indietro. Incassa bene la testa del femore dentro il bacino. Senti proprio questa forza dentro. Senti la piacevolezza di queste pose. Espirando piano giù. Ginocchio destro su. Schiena lunga, mano sinistra va in avanti, facciamo sostanzialmente questo e facciamo sikara, che vuol dire cima, ginocchio si apre, lo sguardo va agganciato al pollice, bei respiri qui, allunga bene il respiro. Piano torno, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra pataka stavolta, che vuol dire foglia, avanti e poi apriamo ben indietro, lo sguardo segue la mano.
allunga bene il respiro, allunga bene la colonna e piano torno, ginocchio sale su verso il cielo e poi arrotondiamo la schiena, fronte verso il ginocchio. Pianissimo, torno con la colonna e appoggio giù il piedino. Tadasana. Ginocchio sinistro su. Mano destra, Sikara, che vuol dire cima. Apriamo bene. Allunga bene il respiro. Piano torno al centro, sì, mano, ginocchio, l'altra mano è pattacca, foglia, e apriamo, sguardo la mano che va dietro. Allunga bene il respiro. Piano torno, ginocchio sale verso su e anche il petto sale verso su, all'inizio anche il petto sale verso su, poi il ginocchio continua a salire su e invece il petto e la fronte vanno su giù verso il ginocchio. Piano torno e piano libero, Tadasana, inspiro qua. Espiro Samastitihi. Un saluto al sole. Inspiro Tadasana. Posizione della montagna. Es Pranam. Ginocchia morbide. Inspiro Anjali. Es Padastasana. Inspiro Uttanasana. Guarda bene avanti. Espirando Chaturanga Dandasana. Urdha Mukha. Hadha Mukha. Cammino in avanti, guardo in avanti, inspiro, allunga bene la schiena, si lascia cadere giù la colonna, guarda le ginocchia, inspiro, le braccia vanno dietro, lato, su, risucchia bene l'ombelico, espiro, disegna un cerchio enorme, Samastitihi, restiamo qui qualche respiro, resta bene nella presenza. Facciamo un ciclo del saluto del sole con il mantra del saluto del sole. Inspiro. Allora, ogni volta che risuono l'om c'è il movimento. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banave Namaha. Om Kagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Guarda bene in avanti. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Qualche respiro qui. Questo è il mantra del saluto del sole. Sono 12 nomi del sole. Mentre uno lo esegue, cosa deve fare? Ogni volta che c'è l'om c'è il movimento e devi ripetere mentalmente questi nomi: Mitraya, Ravaye, Suryaya, Banave, Kagaya, Pushne, Hiranyagarbhaya, Marichaye, Adityaya, Savitre, Arkaya, Bhaskaraya. Sono 12 nomi del sole. Basta ripeterli mentalmente. Quando si esegue, in realtà, si ripete solo mentalmente. Facciamo ancora una volta. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha,
Oh Hiranya Garbhaya Namaha. Oh Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Prendiamo sul ginocchio destro. Io ho detto ben su, esatto, sì. Stavolta mano sinistra al cielo, posizione del cocchiere. Uno sguardo all'infinito, un sorriso. Come mi predispongo alla pratica? È fondamentale per la pratica. Piano apro e andiamo nella posizione Bharata, una delle posizioni più, forse più complesse per certi aspetti. Palmo della mano guarda avanti. Gomito alla stessa altezza della spalla. Polso alla stessa altezza del gomito. Non facciamo questo. Ecco, esatto, quello là. E dita rivolte esattamente verso l'alto. Perfetto. Senti quanto lavoro c'è? State lì qualche respiro. Buonissimo. Questo 135 gradi il gomito ed è perfetto. Apri il gomito, questo sì. E lui spalla un pochino più giù, una posizione tremenda, posizione barata, sì. Da qui il ginocchio cade giù, la mano destra va in avanti, perciò voi fate una mano destra in avanti, sì. Mano destra, piede destro e andiamo verso Shiva. Resto qui qualche respiro. Se ho tanta difficoltà a fare Shiva va benissimo questo. Questo è un ottimo Shiva. Non c'è bisogno di andare fino a giù. Sguardo all'orizzonte, pube in avanti, cuore al cielo. Inspiro, espiro, ruoto il polso, inspiro, Shiva Nataraja. Io proprio spingo con il mio piede sulla mano, eh. È la forza del quadricipite che tende di estendere il ginocchio che mi tira sulla schiena. Inspiro, espiro, Sama, Stiti, Hi. Ginocchio sinistro su. Resta qui qualche respiro. Sì, buono, buono. Mano destra, posizione del cocchiere. E da qua ci apriamo, posizione Bharata. Controllo bene tutto. È una posizione tremenda questa, non 90 gradi, 135 gradi. E cerca di ruotare il polso verso avanti. Fai tanto lavoro alla spalla, assicurati che il gomito non sia cadente, non faccia questo un po'. Ben sul gomito. Perfetto. Addome dolcemente attivo. Ginocchio si avvicina al tuo ginocchio. La mano sinistra va a prendere il piede sinistro. E andiamo verso Shiva. La prima cosa quando faccio Shiva, bacino in avanti. Faccio questa cosa qua. Spingo il bacino in avanti. Ginocchio indietro, cuore al cielo. Bei respiri qua. Uno sguardo che passa sopra la mano e va all'infinito. Uno sguardo che passa sopra la mano e va all'infinito. Inspiro. Espiro. Sama. Stiti. Ah, oh, giusto. Okay. No, torna su, esatto. Ruoto, fuori l'aria. Chin Mudra. Mancava la parte più bella. Chin Mudra, simbolicamente Dio che incontra l'uomo, e andiamo su. Respira bene nel... sì. Come un bel respiro qui. E
espiro, sama, stiti, hi. Inspiro qua, espiro, fuori tutta l'aria, spingiamo sui piedi, le mani vanno su, spalle vanno giù, solleviamo i talloni. Risucchia dolcemente l'ombelico, mani ben unite. Inspiro, espiro, i talloni scendono, le mani scendono e andiamo in Samastitihi. Un saluto al sole. Om Mitraya, Om Ravaye, Om Suryaya, Om Banave, Om Kagaya, Om Pushne, Om Hiranyagarbhaya, Om Avichaye, Om Aditya, Tiaia, Om Savitre, Om Arkaya, Om Bhaskaraya Namaha. Piego le ginocchia, i talloni rimangono ben giù, attivo bene l'addome, inclino un po' il tronco in avanti. Quanto inclinare il tronco in avanti, tecnicamente cercare di fare un angolo di 90 gradi tra il femore e la colonna. Perciò dipende quanto riesci a flettere le anche senza sollevare i talloni. Mani dietro, Utkatasana, addome attivo, assicurati che la coda non vada né in su né troppo tra le gambe, attiva un po' l'addome in posizione neutra la schiena. Solleviamo i talloni. Paksasana, il gabbiano. Senti le cosce che lavorano, resta bene dentro il respiro, addome attivo, assicurati che la parete addominale sia ben sveglia. Da qua appoggi i taglioni, risucchia l'ombelico, andiamo in Utkatasana, la sedia, affonda un po' di più, sguardo le mani. Inspiro qua, espiro mi tuffo, in allunga la schiena, guardo in avanti, espirando balzo o passo, piegamento e mi deposito giù e mi riposo giù un attimo. Buono, buono. Giro la testa anche dall'altro lato. Appoggiamo la fronte al tappeto. Camminiamo avanti con le manine camminano in avanti, la fronte rimane giù. Cercando di lasciare giù la fronte, cerco di sollevare tutte e due le braccia. E resto qui qualche respiro. Senti il lavoro tra le scapole, senti i romboidi che lavorano. Piano appoggiamo giù le mani, spingiamo giù con le mani, solleviamo testa e spalle. Non forziamo tanto il collo, solleviamo soprattutto le spalle. Spingo bene giù con le mani. Sguardo tra le mani, questa potrebbe essere una buona indicazione. O leggermente avanti, ma non sicuramente su. Lascia le mani lì dove sono, lascia bene la spinta, solleviamo tutti e due i piedini.
con gioia, sì. Spingi bene giù con le mani, risucchia dolcemente l'ombelico, respira bene dentro la posa. Espiro dolcemente, torno giù. Muoviamo un po' il bacino. Mano destra, piede destro. Mano sinistra, piede sinistro. Andiamo verso Dhanurasana, posizione dell'arco. Vado piano, non forzo. La prima cosa che faccio è spingo bene giù il pube. Pube ben a terra. Continuo a spingere bene giù il pube, sollevo la testa, sollevo le spalle, stacco le ginocchia. Spingo con i piedi sulle mani e la schiena viene un pochino più su. Unico punto d'appoggio più o meno sotto il bacino, in quella zona di confine tra il pube e l'ombelico. Uno sguardo sereno più o meno in basso, in diagonale in basso avanti, perciò non su. Lentamente giù, lento, lento, lento. Lasciamo cadere i piedi verso fuori e andiamo verso Makarasana, il coccodrillo. Rilassa bene tutto giù. Gonfia e sgonfia la pancia. E pianissimo andiamo in decubito laterale a destra, mi giro con la spalla destra giù, piego le ginocchia, mano sinistra, ginocchio sinistro, fuori l'aria strizzo bene il ginocchio al petto, inspiro allontano un po' il ginocchio dal petto, dall'ascella, fuori l'aria avvicina, inspiro allontana. Ancora un paio di volte. E poi piano quando voglio, distendi poi il ginocchio sinistro e la mano può prendere il piede, la caviglia, il polpaccio, quello che c'è, c'è Anantasana. Andiamo a toccare l'apnea polmoni pieni. Andiamo a toccare l'apnea polmoni vuoti. Piego il ginocchio. E appoggio giù, distendo tutte e due le gambe distese, distese. Appoggio bene la mano sinistra davanti al petto, sollevo tutte e due le gambe. Se posso sollevo anche la testa e la spalla destra. Se posso sollevo anche la mano sinistra. Yeah.
e piano, rotolo sulla schiena, rotolo sulla schiena senza appoggiare le mani nei piedi, e poi appoggio i piedi, appoggio le mani e mi centro sul tappeto. Ginocchia piegate, piedi ben in appoggio, testa pesante, scapole ben appoggiate, spingo con i piedi e vengo su con il bacino. Rilasso bene la mandibola. Se posso, resto bene su con il bacino, solo le mani vanno al cielo, su. Se posso, vado a appoggiare le mani più o meno vicino alle spalle, vicino alle orecchie, gomiti ben verso l'alto. Senza farsi male. Se posso, se no resto qui, già un'ottima posizione questa, se posso spingo con le mani in giù e appoggio il vertex, l'apice della testa al tappeto. E se posso distendo i gomiti e vado su. Se no rimango dove sono, Piano appoggio il vertex, faccio scivolare la testa fino alle spalle, piano libero le mani e lentissimamente appoggio una vertebra alla volta, vado giù, una vertebrina alla volta. E poi porto le ginocchia al petto, mano destra ginocchio destro, mano sinistra ginocchio sinistro. Dondolo un po' a destra, un po' a sinistra. Apro anche bene le ginocchia. Continuo a dondolare. Se posso, posso porto i piedi verso il cielo e prendo le caviglie. Prendo i piedi. Posizione del bambino felice. Ginocchia piegate, piega bene le ginocchia, ammorbidisci bene le ginocchia. Dondola un po' di qua, un po' di là. Vanno bene le caviglie, le tibie, i polpacci, le ginocchia. E poi con calma, quando voglio, cado a sinistra e mi sistemo sul fianco sinistro. Ginocchia piegate, mano destra, ginocchio destro, fuori l'aria, strizza il ginocchio al petto e poi quando inspiri allontana un po' il ginocchio dall'ascella, dal petto. Solo un paio di volte questo, piccolo giochino. E sentiamo dentro l'anca. Non pensiamo solo a fare, cerchiamo di non dimenticarci il sentire. Con estrema calma il piedino destro va su verso il cielo, posso prendere il polpaccio, la coscia, posso prendere il piede, quello che voglio, va bene il polpaccio, va bene quello che c'è. Anantasana, e qui in una posizione comoda resto qualche respiro lungo e sottile fino all'apnea polmoni pieni e fino all'apnea polmoni vuoti. Rilassa bene il pavimento pelvico.
pianissimo, piega il ginocchio, ridistendiamo tutte e due le ginocchia, lunghi, 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 attiva bene l'addome, Uddiyana Bandha, solleva tutti e due i piedini verso l'alto, stacca anche la testa e la spalla sinistra, e poi se puoi stacca anche la mano destra. Restiamo in equilibrio qua, senti il quadrato dei lombi, qualcosa dietro la schiena che si sta svegliando finalmente. E piano quando vuoi, senza appoggiare né mani né piedi, arrotoliamo sulla schiena. Vado in acqua. E piano andiamo giù in Shavasana, mi copro. Facciamo qualche minuto di rilassamento, mi copro. Qualsiasi posizione comoda va benissimo Shavasana, ovviamente, ma se è scomoda va bene qualsiasi altra posizione. Assicurati di non essere in ipercorrezione, quello che c'è c'è. Vanno bene le mani sulla pancia, vanno bene le mani lateralmente al corpo. Restiamo solo qui qualche respiro, lasciamo andare tutto. Rilasso bene la mandibola, rilasso bene la pelle del viso. Qualsiasi posizione va bene, basta che sia antigravitaria e che mi permetta di spegnermi più che posso, completamente, nessun movimento volontario, rimango solo con l'essenziale, il respiro. Il battito cardiaco, i movimenti intestinali. Occhi aperti, occhi chiusi, decidi tu. Portiamo l'attenzione alle caviglie, ai piedi, ai polpacci, alle cosce, alle anche. Rilasso bene tutti gli arti inferiori. Porta attenzione ai polsi, ai gomiti, alle spalle. Rilasso bene tutti gli arti superiori. Mi assicuro di essere in una posizione comoda, non di ipercorrezione. Se sento freddo posso mettere le mani sulla pancia, mi aggiusto. Il freddo è un nemico del rilascio. Porta l'attenzione all'addome, al torace, alla bassa schiena, alla zona posteriore del costato. Rilasso bene tutto il tronco. Porta attenzione alla parte posteriore del collo, alle ossa del cranio, alla fronte, agli occhi, alle guance, alla gola. Sahana Vavat.
Saturno Sahanahu Bunaktu Sahaviriam Vid Vishavahai. Lentissimamente mi aiuto con micromovimenti di aggiustamento, micromovimenti del collo, delle mani, dei piedi, e quando voglio, se voglio, con i miei tempi, col mio respiro, mi metto in posizione su un fianco. Poi ci mettiamo in posizione seduta, calma, vestiti bene. Facciamo come una sequenza sul respiro, una sequenza di pranayama. Sono tutte fasi che necessitano di non aver freddo. Faccio piuttosto una maglia in più. Calze in più. Oggi farei Nadi Shodhana, che è una respirazione fondamentale nello yoga. Siamo in pochi, perciò riusciamo a farla, è una respirazione un po' complessa, però è il pranayama. Il pranayama proprio. Cioè, ovvio che ne ce ne sono tanti, ma proprio questo è il pranayama di pranayama proprio. Schiena lunga, gambe rilassate. Se mi sento cadere da qualche parte, piuttosto investo qualche momento, metto uno strato, faccio qualcosina. Schiena deve essere lunga. Conoscete già o più o meno Nadi Shodhana? Respirazione della narice alternata un pochino? No? Boh, ok. La respirazione della narice alternata significa... Ci sono tanti tipi, in Nadi Shodhana la più classica, forse anche la più semplice, è questa. Si inizia sempre dalla sinistra essenzialmente. Si inspira, si espira dall'altra, si inspira da una e si espira dall'altra. Una sorta di triangolo io immagino. Inspiro su da una, faccio tappo questa, espiro dall'altra, poi inspiro da questa, espiro dall'altra. Il tipico mudra si chiama Nasika Mudra ed è questo, la posizione del cervo, indice e medio sull'eminenza tenar qua e le altre due dita così, con il pollice chiudo la narice destra, con medio, con anulare e mignolo chiudo la sinistra. Tu hai l'altra mano, non so come mai. Sì, sì, vedi tu, si può fare con quella che vuoi, o se no ancora più semplice, semplicemente così, punto, punto. Sì. O se no, come fanno spesso, mettono medio indice qua e chiudono, fanno così, chiudono e chiudono. Qua su, Anya Chakra, fate come volete, l'idea, chiudo uno, poi chiudo l'altro. Il mudra corretto sarebbe Nasika Mudra, che è questo. Eccolo, sì, sì, così. Facciamo due cicli assieme, poi facciamo qualche commento e poi facciamo una serie di 7 cicli. Allora, tappo la destra, fuori l'aria dalla sinistra. Inspiro dalla sinistra. Chiudo la sinistra, fuori l'aria dalla destra. Inspiro dalla destra. Tappo la destra, fuori l'aria dalla sinistra. Inspiro dalla sinistra. Chiudo la sinistra, fuori l'aria dalla destra. Inspiro dalla destra. Chiudo la destra, fuori l'aria dalla sinistra.
inspiro dalla sinistra, chiudo sinistra, fuori l'aria dalla destra, inspiro dalla destra, es sinistra, e piano lascio, libero un attimo tutto. Ok, buono. Il punto dove bisogna andare a chiudere le narici non è la parte molla del naso. Tocchiamoci tutti il naso, mettiamo le dita qua. Partiamo dalla fronte. Senti la fronte, questo osso, osso frontale. Vai giù verso il naso. Senti che ci sono ancora, ci sono delle cartilagini molto dure, osso proprio, le ossa nasali. Dopo a un certo punto queste cartilagini, cioè queste ossa diventano un pochino più morbide, diventano quasi cartilagine, e poi diventa proprio tessuto sostanzialmente cartilagineo e fibroso. Immediatamente proprio in questa zona qua, dove finisce la parte dura del naso, è lì che devo dare la pressione. È lì che bisogna chiudere, perciò non bisogna chiuderlo sotto, bisogna chiuderlo qui. Con una dolce pressione. L'indicazione che viene data, la minima pressione per chiudere. Ho un naso bloccato? Molto semplice. Fai lo stesso esercizio sfiorando, senza bloccare. Lascia passare. Si fa Nadi Shodhana sfiorandoli, toccando questi due punti, che sono due punti molto importanti perché sono le terminazioni di Ida e Pingala. Ida e Pingala, che sono delle nadi fondamentali. Perciò, proprio come punti di riflessologia. Chi ha fatto agopuntura sa che proprio è un punto tipico dove ti mettono l'aghetto. Ok? Perciò non c'è scusa, ah io ho il naso bloccato, non posso fare, no, sfiora qui, tan tan tan, non nessun problema. E sfiora quei punti in maniera sincrona con il respiro, capito? Buono. Qualcuno sente qualche narice bloccata da qualche parte? Destra o sinistra? La destra? Il tipico si fa così nella yoga, se senti la destra bloccata, mettiamoci le mani così, con i pollici verso l'alto sotto le ascelle. Sì. Ok, buono. Sì. Siccome se, senti, sì, buono. Schiaccia un po' giù. Qualche respiro libero così. Piano libera. Cambia l'incrocio, ma prima di cambiare guarda. Cambia l'incrocio. Cambia l'incrocio. Sì. Io ad esempio avevo prima, perché ci sono due incroci possibili, no? Io ho la destra sopra, adesso ho la sinistra sopra. Cambia l'incrocio, qualche respiro libero così. Spingi un po' con i gomiti in giù. E piano lascio. E poi, per sulla narice bloccata, se hai la narice destra bloccata, devi prendere la mano destra, cioè la mano della narice bloccata, e infili sotto la mano sinistra. Sì. E resta qui qualche respiro. E piano lascio. Questa volta potrebbe già aiutare un pochino, proprio quando uno ha una narice bloccata così, giocare proprio con questo gioco qua. Nadi Shodhana, facciamo una serie solo, dai, facciamo di tre, dai, tre cicli completi. Intendo, inspiro S, ed è un ciclo. Ve lo guido, allora, vi guido il primo e poi vi lascio i due da soli. Nasika Mudra, se puoi o come puoi. Sì, è lui, quello è Nasika Mudra. Ok, schiena lunga. Chiudo la narice destra, fuori l'aria dalla sinistra. Inspiro dalla sinistra. Chiudo sinistra, fuori l'aria dalla destra. Inspiro dalla destra. Chiudo destra, fuori l'aria dalla sinistra. Questo è un ciclo. Altri due cicli per conto vostro. Inspiro dalla sinistra. E poi uno continua da solo, chiude a sinistra, fuori l'aria dalla destra.
Quando hai finito, la mano va giù sul ginocchio, schiena lunga, spalle rilassate, occhi chiusi, pollice indice si sfiorano. Risuoniamo con un om, inspiro. Mani davanti al cuore. Namaste.